Passano i giorni, ma nulla sembra essere cambiato in Via Adige, dove le siringhe continuano a stazionare in un cortile che si trova tra due palazzi. Eravamo stati qui già la scorsa settimana, trovando questa situazione. Sa paura, io per tipo, io esco con lei, il mio orario è alle 4:30, dopo non esco più, perché io ho paura. È una zona che è un po' guardata un po' male, e comunque la sera non vengono manco i carabinieri. Io abito al primo piano, a dire la verità io anche ho paura, perché comunque c'è una zona balorda qui. Siamo voluti tornare a distanza di giorni e purtroppo, nonostante il clamore suscitato, la situazione non sembra essere molto cambiata. Una zona densamente abitata che si trova nei pressi di altre vie tristemente ormai famose per l'abbandono di siringhe, per essere frequentate da tossici e spacciatori, via Provenza, via Tanaro ed altre strade qui limitrofe. Una problematica di difficile soluzione. Un primo passo potrebbe essere l'annunciata riqualificazione della zona Saione, anche se il decoro urbano non può essere l'unica risposta e intanto il valore delle abitazioni in zona sembra scendere costantemente, quando un tempo quello di Saione era un nobile quartiere al pari di altri, come quello Giotto.